Un percorso di 48 chilometri, una gara nemmeno pianificata nel suo programma. Gianluca Cicchella è secondo all'Ecomaratona dei Monti Cimini. Un successo inaspettato e ottenuto tra mille difficoltà, terreni sconnessi, dislivelli, ricerca traccia percorso, non hanno fermato la voglia di primeggiare del guerriero arianese, già protagonista negli anni di numerosi traguardi internazionali. Gianluca, quanta voglia di salire a podio avevi? Ma a dire il vero, inizialmente poca, poi ho iniziato a crederci dal 20° chilometro in poi, ho iniziato a crederci da ogni punto di vista. Le mie gambe giravano bene, le salite è la mia specialità, e quindi ho iniziato a crederci, tra virgolette, alla seconda ora di gara, ecco. È davvero toccante il tuo racconto del dopogara. Sì. Cosa hai pensato quando hai sbagliato il percorso? Ho pensato, eccoci, ci siamo, la solita sfortuna che purtroppo tocca comunque accettarla. E quando mi sono chiesto, Dio, dopo tanti sacrifici, dopo 47 km e 600 metri e 400 più o meno, mi tocca ritornare indietro e sbagliare il percorso. Quindi ero convinto che a quel punto lì non avrei più cercato il podio, però alla fine è andato tutto per il meglio. Mi sono rigirato, ho chiesto informazioni all'organizzazione, mi hanno indicato la strada e alla fine sono riuscito a passare finalmente quell'arco che lo sognavo da 4 ore di poterlo passare. Come mai hai scelto di gareggiare senza zainetto e rifornimento idrico? Anche questa, io essendo un po' una persona che cerca anche negli allenamenti severo e perfezionista in certi sensi, questa gara non ho portato il mio camelback da un punto di vista di allenamento, quindi ho detto Gianluca, tu questa gara dovrai farla solo e esclusivamente come allenamento, quindi non portare nulla dietro e sfrutta, tra virgolette, i 9 ristori che erano in corso. Il problema è stato proprio quello, che io in questi minutini che perdevo i ristori, perdevo minuti, in questo caso qua, dal primo, quindi il primo aveva la possibilità di avere il rifornimento idrico al sento. Io, non avendo questo rifornimento idrico, mi è toccato fermarmi, quindi perdere minuti preziosi, e sicuramente questi errori fanno sì che mi segnano e sicuramente non sbaglierò più una cosa del genere, ecco. Gianluca ha indossato la stessa maglietta della Maratona del Sahara. È per te una sorta di portafortuna? Allora, quando già al ritiro del pettorale, domenica mattina, mi hanno dato il numero 74 e all'organizzazione ho detto, caspita, stamane la gara andrà bene. Mi hanno chiesto il perché era la mia data di nascita, il 74. Quando sono entrato in macchina per i soliti rituali, per cambiarmi la maglia, ho preferito mettere la maglia, tra virgolette, che mi ha portato fortuna nel Sahara. E quindi ho detto vai, forse oggi la giornata è quella giusta, la temperatura era ottimale, per fortuna zero pioggia, e quindi l'ho portata solo da un punto di vista di carica e che mi porta insomma sempre fortuna, speriamo anche nelle altre gare a questo punto. La notizia del tuo successo è giunta velocemente sul Tricolle, il paese che porti sempre nel cuore. Assolutamente. Il Tricolle arianespino è la mia città di nascita, al quale io tengo e ne parlo sempre in una maniera, sono molto entusiasta comunque di essere nato lì ad Ariano. A volte anche correndo qui per le strade, a volte riesco a ricordare i profumi della mia terra, quindi comunque Ariano per me rimane sempre nel mio cuore. Quindi è soltanto un piacere poi avere quei commenti sui social network che mi scrivono delle mie gare. Questo non fa altro che rallegrarmi, tra virgolette, rafforzarmi. Speriamo di far bene alle prossime gare, portando il nome di Ariano ovunque in Italia e nel mondo, speriamo. Questo successo a chi lo dedichi? Questo successo, come ho già scritto, lo dedico innanzitutto a me stesso, per i tanti sacrifici che metto nei miei allenamenti, per le tante ovviamente serate mancate con i miei amici il sabato sera, quindi le dedico a me e alle mie gambe, però soprattutto a chi mi sta più vicino e ahimè, a volte a chi dedico anche poco tempo per via delle ore e ore di allenamento. La mia ragazza Emanuela, ovviamente non ringrazio la mia figlia, che mi è sempre vicina, a volte anche mia madre, un po' troppo, a
Siva che mi chiede sempre su di troppo, corri troppo, anche quando vengo lì ad Aiano mi chiede Madonna Gianluca 30 km, no ma come fai, rimani qua a casa, meglio. Quindi dedico a loro questa vittoria, ecco. Comunque il prossimo impegno 100 km dalla Val d'Orcia in terra di Siena. Allora un grosso in bocca al lupo, Gianluca, e grazie. Grazie a voi e a tutta la città di Arenespino che mi sostiene.